E buongiorno ragazzi, quando uscì lo speciale 200.000 iscritti, dissi che era solo una prima parte dello speciale, perché poi avremmo inserito qualcos'altro di diverso e particolare che cambierà per sempre l'identità del canale YouTube. Oggi io sono qua con un omonimo che si chiama Luca, pure lui, Luca Cappuccio, che in questo momento è localizzato a Barcellona, giusto? Sei a Barcellona in questo momento. Sì. Ciao, Ciao Luca, piacere, c'è ciao, ciao. piacere nei confronti del pubblico, perché io e Luca ci siamo già conosciuti, forse ve lo ricorderete in qualche clip del canale. Ci siamo conosciuti a Barcellona quando quest'estate sono venuto ad assistere al Gamper, una bella sconfitta per 3-0, a parte la Juve che ci aveva già orientato su alcuni binari. Ma era... Io lì pensavo, vabbè, ma estate? No, 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 anche in inverno, un mese da Continua ad Natale. essere estate. Continua a essere estate anche a un mese da Natale, poco meno di un mese da Natale. E quindi lì ci siamo conosciuti io e Luca. E Luca mi ha dato una mano incredibile nella creazione di qualcosa che, come dicevamo prima, cambierà per sempre il modo di intendere il canale. Però ora non voglio spoilerare troppo io, perché credo che sia giusto lasciare la parola a Luca. E quindi, prima di andare nel dettaglio e spiegarvi perché Luca è qua, chi è Luca Cappuccio? Presentati. Ciao, allora, innanzitutto Luca Cappuccio è un italiano nato a Torino che con 16 anni si trasferisce a Barcellona. Quindi io è la bellezza di 26 anni che vivo qua. Povero te, povero te. Povero me, sì, effettivamente si sta molto male qua. immagino, E immagino. niente, praticamente. Ho finito tutti i miei studi qua all'università, eccetera, eccetera, e appunto sono un art director, mi dedico al disegno grafico, al graphic design. Ho un piccolo studio, siamo in sette, qua a Barcellona. In questo momento mi trovo appunto nello studio e ci occupiamo principalmente di lavori di brand. Quindi marca, logotipi, no? Basicamente, tutte le applicazioni grafiche che hanno a che vedere poi dopo con lo studio del brand e ovviamente, soprattutto oggigiorno, e-commerce, web, social network, quindi gestione e creazione di social network. Abbiamo fatto anche qualche applicativo, qualche app. Anche se comunque sono lavori molto corposi, molto difficili e Lunghi. comunque lunghi, esatto. Quindi sono dei progetti che quando li fai devi per forza fare insieme ad altri gruppi di persone perché sono veramente potenti. E poi ci dedichiamo moltissimo anche al packaging. Infatti io i premi, diciamo, internazionali di design che ho vinto più prestigiosi, tra virgolette, sono appunto di packaging, etichette di vino, ci dedichiamo anche alle etichette appunto della birra, soprattutto la birra artigianale che qua a Barcellona e immagino anche in Italia, cioè in Spagna e Barcellona e anche in Italia stanno andando di brutto, c'è un sacco di gente che si mette a fare la birra artigianale e quindi alimentaria, Tutto l'alimentazione. quello che si vende comunque passa anche dalle vostre parti nella creazione Esatto, di esatto, etichette. esatto. Esatto. Quindi ci divertiamo. La cosa più interessante che mi ritengo molto fortunato perché ho sempre, da piccolino, ho sempre desiderato fare appunto o l'artista o il designer e quindi ci sono riuscito e quindi sono molto felice di fare il mio lavoro, di guadagnarmi il pane con il mio lavoro. Quindi Guarda, qua colgo l'assist, no? Per tutto quello che ha accompagnato gli ultimi giorni, settimane e mesi del mio canale, della mia vita professionale, ma già quando a Barcellona ci incontriamo quest'estate, Luca mi propone un'eventuale collaborazione per cercare di migliorare alcune cose nel quale il canale per forza di cose era carente, perché l'ho sempre gestito io, che non sono assolutamente competente in materia e che quindi ho sempre fatto a modo mio, alla carlona, come si dice.
dalle mie parti, ma già all'epoca gli dissi: guarda Luca, che io in realtà sto ragionando sul fatto di dedicarmi a tempo pieno su questo e lasciare il mio lavoro. Quindi ora voi lo avete visto qualche settimana fa, qualche giorno fa, in realtà è un'idea, non dico primordiale, ma che mi accompagna da un po'. E con Luca in questi mesi siamo andati avanti in parallelo pensando: entro la fine del 2021 cerchiamo di fare una cosa interessante e che coinvolge anche la storia recente della Juventus, perché la Juventus da 4-5 anni ormai a questa parte ha cambiato identità, ha cambiato pelle. La Juventus, intesa come logo storico che ci ricordiamo noi cresciuti negli anni 90, o comunque anche i più anziani rispetto a me, perché ci sono stati tanti loghi della Juve, ma a un certo punto taglio netto col passato, logo moderno, logo nuovo che cambia la storia della Juventus e la proietta anche in altre parti rispetto al solo calcio. Luca, spiegaci un po' cosa è successo alla Juve. Allora, quello che ha fatto la Juve, non perché sia la mia squadra, il cuore, ma bisogna riconoscerlo, l'hanno riconosciuto in tanti, anche gli, immagino, gli anti-juventini che però si dedicano al mio mestiere, no? Quello che ha fatto la Juve è una cosa, è un progetto rivoluzionario, nel senso che dal punto di vista del marketing sappiamo benissimo che la Juventus è sempre stata molto avanti rispetto ad altre squadre, ma non solo in Italia, quanto a livello europeo proprio. E quando uscì, inaugurarono il nuovo logo, la nuova identità, il nuovo brand della Juventus, a me non mi stupì proprio per niente, perché la Juventus in questo cerca sempre di essere avanti. Cosa hanno fatto? Hanno proprio fatto quello che ho appena detto. Hanno creato un brand, invece di rimanere comunque, tra virgolette, dietro ai canoni storici di uno scudetto, di uno scudo, scusate, uno scudo, di un qualcosa che richiama comunque molto lo sport, la società del calcio, eccetera, 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 sono andati avanti, hanno fatto un passo lunghissimo e hanno creato un brand. Cosa vuol dire questo? Che praticamente la mentalità della Juventus era arrivare a tutti. E quando dico a tutti, non mi riferisco solo a donne, uomini e bambini, ma mi riferisco proprio a tutte le persone che magari non interessa poi più di tanto il calcio. Possiamo dire che ha rotto una barriera la Juventus. Non mi focalizzo più sul tifoso, mi focalizzo sulla persona comune di tutti i giorni che non si vergogna a vestire il logo Juventus anche per andare in ufficio, per intenderci. Esatto. Io sono stato in diversi posti in Europa dopo diciamo l'uscita, questa uscita nuova del brand, e io ho visto in posti che non erano né in Italia e meno ancora a Torino, donne, bambini indossare, ma quello che mi ha stupito di più sono le donne, perché normalmente il calcio è un materiale da uomini, tra virgolette. Fortunatamente è in continua evoluzione. Noi a Barcellona abbiamo visto anche le women, quindi esatto. Noi abbiamo visto una partita che tra l'altro bellissima, dove per gli altri, purtroppo, per gli altri. quindi in generale, nella maggior parte dei casi, diciamo, non voglio generalizzare, però la maggior parte dei casi è un materiale da uomini. Sì, si sta cercando di abbattere questa barriera e andare oltre. La Juventus questa l'ha battuta, certamente, e l'ha battuta con un lavoro alla fine creativo, di marketing, evidentemente creativo, e rompendo questa barriera ci ritroviamo con tante donne che indossano per esempio gioielli, certo, del brand della Juve, o l'orecchino, il braccialetto, o la spilla, o all'improvviso anche moda, cioè nel senso all'improvviso il brand della Juve si sposa bene con i tessuti nuovi, con i colori nuovi, poi la Juve è sempre stata, ripeto, non voglio essere noioso su questo, però già dai tempi di quando io ero ragazzo c'erano le magliette rosa della Juve, c'erano le magliette con delle fantasie particolari, comunque erano un po'... Diverse dal classico. Esatto. Adesso la Juve addirittura utilizza anche delle fantasie molto particolari, molto spinte. Lo stiamo vedendo nelle maglie degli ultimi anni, tra l'altro, che ci sono sempre più fantasie particolari.
dove hanno combinato proprio le due cose, hanno unito la parte appunto del brand con la parte fashion, no, diciamo. E adesso se tu vai appunto nello store, in qualsiasi store della Juve, trovi qualsiasi tipo di persona a comprare, qualsiasi tipo, si è creato un mondo di merchandising pazzesco, dove la gente può regalare un sacco di cose appunto più variopinte, da, appunto come ti dicevo prima, dalla bigiotteria ai gioielli proprio intesi come oro, come argento, eccetera eccetera, a qualsiasi tipo di gadget possibile. E su questo è stato possibile grazie a un lavoro di branding studiato e realizzato in maniera veramente spettacolare. Io volevo solo dirti che sono stato in una conference qua a Barcellona nel Museo del Design, dove appunto io sono socio al FAD, la Federazione degli Art Director della Spagna, e molte volte vado a queste conferenze e sono riuscito ad andare in una stupenda, dove è venuta l'agenzia che aveva curato il brand della Juve, quella dell'Atletico Madrid e quella del Barça. Quando tutti eravamo davanti appunto all'esposizione del lavoro, del progetto, tutti si sono resi conto che la Juve realmente ha fatto qualcosa di molto nuovo, completamente nuovo. Loro quello che hanno fatto, come tante altre squadre, è prendere lo scudo della squadra, l'Atletico Madrid e il Barça, e dargli una piccola ritocca. Risistemata. Magari non utilizzare più gli angoli troppo ottusi o troppo smussati, un po' più smussati. Hanno creato una forma più organica, tra virgolette. Però quello che ha fatto la Juve, evidentemente, infatti tutti sono stato con degli amici anche del mio settore che mi dicevano sì, effettivamente il lavoro che ha fatto la Juve è veramente spettacolare. E quindi niente, la chiacchierata tra me e Luca nasce da questa cosa, tra una birra e l'altra a Barcellona, tra l'altro parlando di Juve, di Loghi, del suo lavoro, del mio lavoro, e decidiamo di fare qualcosa di simile. E quindi Luca mi ha suggerito alcune proposte e io gli ho richiesto di crearmi un logo che potesse avvicinarsi al ragionamento che ha fatto la Juve, e oggi siamo lieti di svelarvi il frutto del suo lavoro, che andrà a dare una vera e propria identità al canale, che quindi vedrete d'ora in avanti praticamente sempre, e che si associa anche poi a tante altre opere che ha realizzato Luca, quali miniature, template, e che quindi andranno veramente a condire tutti i social network, non solo canale YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter, su tutte le piattaforme andrete a visualizzare una nuova identità che ora vi mostriamo in una breve clip che ha realizzato Luca grazie al suo studio. Eccola qua, e fateci sapere che cosa ne pensate. Ok, l'abbiamo vista. Luca, due parole conclusive sul tutto. Spiegaci un po' come sei arrivato a creare tutto. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare i ragazzi. Fare i complimenti. No, allora, io ovviamente dirigo la parte creativa nello studio, e poi la parte, diciamo, quella realizzativa in sé, molte volte me ne occupo io, ma tante volte ovviamente mi aiutano i ragazzi. Okay. E come vi dicevo prima, siamo in sette e tre di loro mi aiutano a me dal punto di vista proprio grafico. Quindi diciamo che questo progetto nasce ovviamente dalla comunicazione tra me e te. Cioè, certo. Io devo capire il cliente esattamente quali sono le sue esigenze, come si vorrebbe far vedere, diciamo, attraverso questo brand, perché poi alla fine è il tuo bigliettino da visita, nel senso è proprio, e direi anche di più, è proprio il tuo nome e cognome, nel senso certo, sì. è sei tu, quindi da ora in poi sei tu, poi ovviamente nella storia, nel tempo, vedrai che magari si potranno fare anche dei restyling,
queste cose, però tu parti da un'immagine, e questa immagine, Luca Toselli, mi ha fatto capire che la voleva. Abbiamo detto il discorso Juventus, però realmente la Juventus è una società calcistica, è una cosa a parte. Una abbiamo dato un taglio più professionale alla figura di quanto non fosse prima, diciamo così, esatto. Con le iniziali in questo logo moderno, tanto quanto quello della Juventus, per cercare di darmi un'identità diversa dal semplice ragazzo che ormai si mette davanti alla telecamera e registra, perché effettivamente, diventando il mio lavoro, avevamo bisogno di renderlo in un certo modo più professionale, con appunto una sorta di biglietto da visita LT, Luca Toselli, eccoci qua, parliamo esatto, di pallone. Esatto. Una delle cose più importanti, parlando con te, che mi sono venute in mente, è che realmente tu non volevi abbandonare e non volevi assolutamente abbandonare Luca Toselli, perché effettivamente certo, te, le persone, il tuo pubblico, i tuoi follower ti conoscono come Luca Toselli, quindi doveva rimanere quello, non si poteva sconvolgere il discorso. Avevamo iniziato, non so se ti ricordi, con sì, delle illustrazioni sul tuo volto, eccetera, eccetera. Che non mi avevano convinto particolarmente. No, ci siamo resi conto entrambi che aveva un target forse un po' troppo infantile, tra virgolette, un po' troppo leggero, no? Sì, diciamo che in questi quasi 8 anni di YouTube, quando ero anch'io ragazzino, quelli che erano ragazzini come me sono cresciuti, quindi ad oggi siamo tutti un po' più vecchi, quasi esatto, una decade. Esatto, quindi abbiamo appunto preso le iniziali, la L e la T, e abbiamo creato questo brand, che ovviamente quando è statico, è fisso, non si può riconoscere, la L e la T la puoi riconoscere, però non deve essere qualcosa di impatto che tu dici, un po' appunto come la Juve, no? Con questa J, eccetera. Deve essere un qualcosa che ti richiami un po' di interesse, di curiosità. Poi, animando questo logo, cioè rendendolo appunto un'animazione, vedi appunto come si uniscono, come si... si intersecano. Si intersecano, esatto, tra loro. E quindi capisci ancora un po' di più qual è il discorso, che alla fine è dinamicità, perché essere un content creator è dinamicità, è costantemente parlare, interagire con il pubblico. Quindi aggiornarsi, informarsi, distribuire. Quindi è sempre è un lavoro di non stare fermo mai, quindi di stare in costante movimento. E quindi questo è che la comunicazione stessa è così. Quindi sì, il tuo logo non può che dare queste referenze, queste sensazioni, ok? Dopodiché, una volta che si è realizzato il logo, bisogna realizzare anche appunto tutti i suoi applicativi, tutte le sue applicazioni grafiche. E voi, principalmente tu, in questo caso, avete bisogno sempre delle miniature. Certo. Che voi in Italia le chiamate anche copertine, no? Sì. Le thumbnail di... adesso ho un inglese tremendo, le thumbnail di YouTube, esatto, esatto. E quindi ci deve essere anche una certa uniformità a livello grafico. Abbiamo usato ovviamente il bianco e il nero principalmente, due colori più eleganti messi insieme, tra l'altro, mica peraltro, no. I due non colori più belli. Esatto, bravo, storia, bravo, bravo, bravo. La non storia colori, dei colori. Non e, quindi, colori. E quindi poi un'immagine tua, che questo sì che è una cosa anche molto dinamica, perché sicuramente col tempo cambierà. Certo. Appunto, deve essere una cosa, non deve essere una cosa statica, ma anche quello deve crescere e nel futuro deve cambiare. Invecchia con me, diciamo, quell'immagine, esatto, invecchia con me. Speriamo come il vino. Cioè bene, e poi niente, e poi il discorso è quello. Possiamo anche eventualmente un domani pensare, che ne so, abbiamo voglia di stampare una maglia con il logo Luca Toselli, diventa una cosa anche elegante, perché comunque è un logo elegante, per quanto semplice, elegante e moderno, io me la vedo, la magliettina lì, come ci sono quelle della Juve, con LT, che non è che fa pensare a quella persona in particolare, però
un logo elegante che ti riporta al calcio e che magari ti porta dei ricordi trascorsi insieme, delle belle emozioni che, certo, che sono la mente. Certo. Quando realizzi un progetto di questo tipo, devi sempre pensare a tutte queste cose qua. Quindi le magliette, i cappelli, una serie di elementi di merchandising che comunque stanno bene appunto con il brand o con delle fantasie, magari delle texture, dei patterns, stanno molto bene insieme, no? E quindi lì poi si crea una linea di oggetti, appunto di abbigliamento, di gadget appunto, che possono essere molto, molto carini, molto belli. E appunto tu sei arrivato appunto a una cifra molto interessante, tra l'altro, di followers, e ti faccio anche gli auguri, te l'ho già fatto in parecchi momenti, te lo faccio di nuovo, e quindi devi anche pensare che a tutte queste persone che ti seguono, devi anche dargli la possibilità di riconoscersi sotto un logo unico, esatto, identificarsi. Esatto. E di poter dargli anche un ventaglio interessante di opportunità per avere qualcosa che comunque dica: io sono follower di Toselli, ne sono fiero e mi porto la maglietta o la tazza o quello che sia, no? Stiamo ufficialmente diventando una setta, praticamente, ragazzi. Allora, questo è quello, una setta, facendo dei riti strani. No, ovviamente scherzo, è una battuta. E quindi niente, questo è quello che abbiamo fatto, anzi che ha fatto Luca, perché ha fatto tutto io ho soltanto spiegato quello che avevo in testa, poi la parte professionale ce l'ha messa tutta lui, la parte creativa l'ha messa tutta lui, e ovviamente Luca e il suo studio potrete trovarli anche voi a disposizione se sarete interessati a creare qualcosa di simile, o anche magari se avete dei progetti sul web, o come diceva prima Luca, dei packaging, se avete qualsiasi tipo di progetto, state cercando una figura professionale in grado di creare quello che avete in mente, io vi lascio i contatti di Luca e della sua agenzia qui sotto in descrizione. Non fatevi problemi a contattarli, anche su Instagram eventualmente, dato che hanno anche la pagina Instagram dove sono attivi. Pronunciami il nome della ditta, perché è un po' particolare, un po' spagnolo, un po' catalano, non so quale sia esattamente. Allora, poi, in italiano... guarda come già voi, noi, si sente spagnolo, già capito. Sì, ormai sono cittadino barcellonese, quindi un po'... Allora, no, direste ya studio, ma realmente è ja studio, che è la risata in spagnolo. Okay. Quindi niente, per motivi che non sto qua ad annoiarvi, siamo passati da un nome a un altro, e io dissi: per non metterci a piangere è meglio ridere. Quindi, bello, però, come ragionamento, sì, fantastico. Sì, è carino, sì. Infatti è piaciuto a tutti, ed è una cosa che comunque già di per sé, appena la vedono, si provoca una risata. Quindi quello è il discorso. Diciamo che il buon umore è l'arma migliore, salverà il mondo, diciamo così. Completamente. E quindi niente, Luca, grazie per la disponibilità nel spiegare anche il procedimento artistico che ha portato a tutto questo, per aver sviscerato anche la storia della Juventus, che forse è una cosa che potevo portare prima sul canale, dato che è una cosa ormai antica, ma noi ci siamo conosciuti solo qualche mese fa, e grazie ovviamente per la realizzazione del progetto. Sono sicuro che apprezzeranno anche i ragazzi, ci faranno sapere nei commenti, ed eventualmente ti contatteranno per qualche lavoro per i loro progetti, perché lo sappiamo, ormai tutti sul web abbiamo un'idea da portare avanti, se non tutti, la maggior parte, perché fortunatamente il 2022 ormai è basato anche su queste cose qua, io e te, per dire, se riusciti a renderlo un lavoro, da una passione, se riusciti a creare un lavoro. Quindi auguriamo un grosso in bocca al lupo anche a tutti i ragazzi che sognano di fare la stessa cosa. Completamente, grazie a te, grazie a tutti voi, e un abbraccio da Barcellona. Un abbraccio, e tra l'altro Luca sta per diventare papà, quindi Luca lui, non Luca. Adesso saranno 200.000 in più. Esatto. Un abbraccio, in bocca al lupo, buona fortuna. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao Luca, ciao.